e 3 non c'è il terzo, ce ne sono solo due. Però abbiamo, ecco, abbiamo fatto due domande, abbiamo avuto tre risposte importanti, scusate, stavo guardando i miei appunti. Le condizioni della legittimità, si tratta di costruire una moneta ad accettazione volontaria. Una moneta complementare non può essere posta a nessuno, cioè non è un mezzo di pagamento legale. Se uno non vuole accettarla, non accetta. Questo è un elemento di sfida perché dà sostanza a questa idea che la moneta locale debba essere fatta, la moneta complementare debba essere fatta meglio della moneta ufficiale, proprio perché non può essere imposta a nessuno. Quindi deve essere una moneta che tutti hanno vantaggio a utilizzare. Il rapporto con la moneta ufficiale deve essere un rapporto chiaro, quindi ci è stato chiesto un ancoraggio e quindi un tasso di cambio, se volete, fra unità di conto contante e l'euro, e abbiamo scelto evidentemente un cambio 1-1 anche per, diciamo, per facilitare i conti, tutto sommato. E poi si è insistito proprio sulla non convertibilità, cioè tutti gli attivi che io posso avere in una camera di compensazione, nella camera di compensazione non posso assolutamente convertirli in euro. E quindi il problema della camera di compensazione diventa come costruire il circuito in modo tale che nessuno si trovi nella sgradevole situazione di avere del denaro di cui non sa cosa fare, che non sa come spendere, evidentemente. Quindi questo ritorna sulle condizioni di costruzione del circuito con questo criterio in fondo. Ogni partecipante alla camera di compensazione deve avere altrettante occasioni di procurarsi moneta di quante ne ha di spendere. È inutile che io mi procuri questa moneta vendendo se non so come spendere. Tanto peggio, è inutile che io compri con questa moneta indebitandomi se non so come fare i miei debiti. Il pareggio del bilancio deve essere la condizione essenziale e per i debitori e per i creditori, per coloro che comprano e per coloro che vendono. Con questi elementi abbiamo cominciato a costruire il modello. Un modello, come dicevo appunto, che parte con una battuta sull'impresa. L'idea è quella che vi ho illustrato. Ogni impresa nantese può entrare nella camera di compensazione nella misura in cui abbia, lo dico così tanto per farci intenderci, almeno un fornitore e almeno un cliente all'interno del sistema. Perché il fornitore non lo pago e mi indebito, dal cliente non mi faccio pagare e mi accredito e nella misura in cui ho equilibrato le vendite e gli acquisti, compenso di vendite di vendite. Quindi pago sostanzialmente il mio fornitore con il mio magazzino. Questa è l'idea. E un imprenditore sa benissimo che pagare con il proprio magazzino vuol dire risparmiare tutto sul margine rotto, evidentemente. Cioè pagare con qualcosa che a me come imprenditore costa meno. Qui siamo confortati evidentemente da una serie di esperienze positive. È stata citata la banca Birra, fa questo in Svizzera, quindi una banca delle banche, dal 1984, lo fa con 60.000 imprese e genera un fatturato complessivo di 1.600.000 franchi birra, 1.600.000, e diciamo, induce un movimento economico di 12 miliardi di franchi. Quindi insomma una cosa importante. Ed è la banca delle piccole e medie imprese, proprio specializzata e dedicata. Tuttavia, finché lo scambio si fa tra imprese, non si cattura il territorio. Si perde un aspetto importante, cioè quel territorio, ma non tutta l'economia, anche perché le imprese non scambiano tra di loro perché si perde, scambiano tra di loro perché in ultima battuta devono rispondere alla domanda finale, come si dice, la domanda dei consumatori, dei cittadini. Se non c'è domanda finale, le imprese non hanno ragione di produrre, quindi neanche di scambiarsi tra di loro. E qui c'è un limite della camera di compensazione tra imprese, perché se il principio è quello per cui ogni impresa può vendere tanto quanto può comprare, escluderemmo dal sistema della compensazione tutte le imprese che possono vendere molto ma non comprare poco e viceversa, potrebbero comprare molto ma non riuscirebbero a vendere ad altre imprese. Quindi abbiamo tre tipi di imprese e ne calcoleremo solo uno. Come si fanno a catturare le altre due? Facendo il passo che dal nostro punto di vista è, diciamo, più innovativo e più interessante, quello che otteniamo di più, che è il mio, cioè l'inclusione dei lavoratori nella gara di compensazione. Quindi lo dico, così come è stato annunciato nel progetto, l'idea è che una parte del netto imposta dei lavoratori, quindi del
del tumulus, diciamo il 10%, è pagata in moneta natalizia. Questo vuol dire che, per esempio, un'impresa che vende ad altre imprese ma non ha nulla da comprare localmente, potrebbe darsi, potrebbe usare questi suoi attivi per pagare i suoi lavoratori. I suoi lavoratori a un punto avrebbero un potere d'acquisto immutabile, perché se vale il rapporto 1-1 può ottenere 1000 euro oppure 800 euro o 100 unità di lanza, dal punto di vista del potere d'acquisto non cambia niente. Il vantaggio sarebbe che le spenderebbero localmente, presso chi? Presso le imprese natesi, cioè presso tutte quelle imprese che possono comprare da altre imprese, ma che non hanno niente da vendere altre imprese, perché sono imprese commerciali, essenzialmente. Allora vedete che introducendo i lavoratori abbiamo socializzato il sistema, abbiamo rafforzato, perché c'è una componente di domanda effettiva, e abbiamo incluso più imprese. In questo gioco l'amministrazione pubblica può entrare nella misura in cui è allo stesso tempo un ente che acquista servizi e beni dalle imprese e che paga i suoi impiegati in moneta locale, e che allo stesso tempo vende dei servizi. Per esempio, nel caso di Nantes, l'azienda municipalizzata dei trasporti ha deciso che accetterà il pagamento di parte degli abbonamenti del sistema dei trasporti pubblici di moneta locale. Quarto punto, che per adesso Nantes è in stand by, ma noi teniamo molto io e Luca, proprio perché diciamo veramente chiuderci. Allora, Luca vi ha parlato dell'idea del decumulo, no? Se io accumulo attivi in moneta locale, il sistema deve incaricarsi di ricordarmi che non ho nessun diritto specifico ad accumulare, ma anzi avrei proprio il dovere di spendere. Se non li spendo vuol dire che forse tutto sommato non mi servono, e quindi in qualche modo il tasso di accumulo è una sorta di tassa di stazionamento messo su un denaro che io lascio lì a opzione. Allora, le imprese in attivo pagherebbero un tasso di accumulo, ma questo stesso tasso di accumulo potrebbe essere applicato anche ai saldi dei lavoratori. Supponiamo che dopo 3 mesi un lavoratore non abbia speso tutta la moneta natese che ha nel suo possedimento elettronico. Una certa parte gli viene stornata, non gli viene tolta, gli viene stornata e messa su un altro punto, sempre che è stato lui, da cui però non potrà più attingere per comprare beni per sé, ma potrà attingere solo per donare quel denaro a delle associazioni del terzo settore, delle ONLUS, che agiscono sul territorio, e che lui sceglie unità per unità, una sorta di 5 per 1000, se volete, ma non basato sul reddito, piuttosto sui saldi risparmiati. Questo vuol dire dotare le associazioni di un canale di finanziamento che per loro è a costo zero, vuol dire chiedere alle associazioni di trasparenza di poter essere finanziate, vuol dire attribuire al mondo associazionismo, al terzo settore, una funzione economica importante, che è quella, l'abbiamo chiamata così, di spenditore d'ultima istanza. Perché state sicuri che se voi finanziate la ONU giusta, questi soldi li spendete, perché ha sempre qualcosa da fare. Quindi la Caritas sa come spendere i suoi soldi. Una filarmonica comunale sa come spendere i suoi soldi, una biblioteca comunale cooperativa sa come spendere i suoi soldi. Compra libri, gente da fare. C'è sempre una domanda, e questa domanda è una domanda sociale, non è una domanda individualistica e consumistica, ma è una domanda di beni molto particolari, sono i beni che servono alla comunità per essere una comunità. Questo è il modello. Quanto tempo ancora? Penso altri 5 minuti. 5 minuti, allora qualche riflessione. Mi dicono lì c'è il signor Nove che calcola i tempi. Va bene. Possiamo andare. Nella sostanza vi ho detto come funziona. Quindi una camera di compensazione dove i debiti e i crediti si compensano multilateralmente, dove alla fine la ricchezza è ricchezza in beni, non ricchezza in denaro, dove imprese e lavoratori stanno assieme al pubblico e assieme al mondo associativo. In particolare vorrei spendere qualche considerazione sul rapporto fra imprese e lavoratori. Questo è un tema delicato. Quando abbiamo deciso di proporre l'inserzione dei lavoratori nel circuito, ci abbiamo pensato bene, ci sono anche un po' chiamati a bene dei corsi, perché vedete qui, forse magari le imprese ci stanno, bisogna dare i sindacati, bisogna dare i lavoratori soprattutto, no? Perché
come si fa a far accettare questa cosa ai lavoratori? Perché già sono pagati poco, diciamo così, no? Non è in particolare in Italia, in Francia forse un pochino meglio, ma la tendenza decennale è piuttosto a un calo del visto dei lavoratori, quindi dargli anche una moneta che non è neanche l'euro, a quale condizioni? Allora, la condizione di base è evidentemente che ci siano sufficienti imprese nel sistema per cui avere un'unità di conto dinamica o un euro per essere la stessa cosa, cioè mi si danno 100 sonanti, si chiamano le sonanti, mi si danno 100 sonanti e io esco di casa nel raggio di 100 metri le posso spendere, perché ci compro il pane, ci compro il giornale, vado a fare la spesa al supermercato, in quartiere, insomma vado alla piscina, vado sul tram, insomma devo avere delle occasioni. Ma è chiaro che, voglio dire, qui stiamo toccando un punto importante, diciamo, dal punto di vista delle relazioni. Stiamo cercando di dire questa moneta funziona se c'è un patto fra produttori e produttori. In particolare, gli esponenti del mondo sindacale che abbiamo consultato, sono vari, sono sia in Francia sia in Italia, ci hanno detto, è chiaro che l'ambito ideale per parlare di un salario di unità complementare è quella che si chiama la contrattazione di secondo livello. Perché? Perché innanzitutto si fa salva la contrattazione nazionale, no? Che rimane proprio. E la contrattazione di secondo livello è proprio quella contrattazione che riflette le specifiche condizioni territoriali, cioè è quella deroga in positivo al contratto nazionale che si fa tenuto conto delle possibilità del territorio, delle sue specificità, delle competenze. Delle competenze e della localizzazione, dell'esigenza e del vantaggio che può avere un territorio a localizzare le sue competenze, non a delocalizzare le sue. Tanto è vero che una delle risposte che ha avuto più da parte di un sindacalista, di cui non faccio il nome, ma che posso dire che è molto vicino allo scomparso con uno Trentino, ha detto, ha reagito immediatamente così, la questione non è neanche tanto se con questa moneta si possono fare aumenti salariali, si possono anche fare, no? Ma la questione è che cosa diamo in cambio ai lavoratori? Beh, non gli diamo in cambio un impegno dell'impresa sul territorio. Cioè, l'impresa ha un vantaggio a pagare il monitor locale, perché questo l'aveva detto Luca, per tutta quella parte del capitale circolante di cui fa parte in qualche modo il lavoro, le spese correnti, che passa per mancanza di compensazione, è un risparmio netto di onere finanziario. Cioè io faccio 100.000 euro in compensazione, sono 100.000 euro in meno che chiedo alla banca al tasso del 6%. Se anche ci pago 1% ho un vantaggio, uno spread finalmente positivo per me del 5% su 100.000 euro. Potrei anche pensare che questo spread del 5% lo divido con i miei lavoratori. Quindi 2,5% all'impresa e 2,5% ai lavoratori. Si fa un aumento di salario, di potere d'acquisto del salario senza aggiunta di oneri per l'impresa, quindi senza peggiorare le sue capacità competitive, ma anche al netto di questo, l'impresa potrebbe veramente, proprio perché ha un vantaggio, impegnarsi a sostenere il tessuto produttivo locale, a sostenere per esempio delle scuole di formazione sul territorio, a fare degli investimenti sul territorio, a contribuire a una politica corale di sviluppo del territorio nel suo complesso. Anche perché le imprese intelligenti sanno che il profitto si fa da soli, ma all'interno della comunità, e più la comunità è coesa e sana, più il profitto si fa da soli. Questo è l'aspetto su cui volevo insistere in modo particolare. Sull'integrazione del terzo settore, vi ho già detto qualcosa, ribadisco solo negli ultimi minuti questo aspetto importante. Fornire il terzo settore di un canale di finanziamento che gli venga direttamente dai cittadini, per cui il finanziamento non è voto. Veramente finanziare non vuol dire sponsorizzare, fare delle imprese di comporto del territorio, vuol dire veramente dire finanzio te perché voglio te, perché ho visto cosa fai sul territorio, ho visto che vai da mia nonna e le porti da mangiare quando io non posso, ho visto che ti occupi di quelli che sono in difficoltà, ho visto che animi la vita culturale del territorio, quindi ti premio e ti voto finanziando.